E sapete bene che è sempre stata la mia idea, no? Con la Salernitana pretendo Caio titolare. Sarebbe veramente piaciuto tanto. Non gioca, probabilmente per via della situazione un po' complicata di classifica della Juventus, ma gioca Moise Kean al posto di Alvaro Morata in questo infrasettimanale. Quindi Szczęsny, Pellegrini, Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Kulusevski, Dybala, Kean. L'ho beccata tutta tranne Bernardeschi, dato che pensavo potesse giocare Rabiot. Sì, diciamo che è una roba abbastanza banale, cioè quel discorso che feci all'epoca per compirlo con regista che si abbassa, una roba che si vede veramente molto spesso, fai spazio per il regista e diventi a tre in impostazione, ma è una roba veramente basilare che se vuoi impostare a tre non ti richiede nemmeno di stravolgere il modulo, sono semplicemente i centrali che si aprono e si alzano, quindi è una cosa che si è vista tante volte, nulla di incredibile, ecco. È una cosa che abbiamo visto fare al Milan da un pezzo, esattamente il gioco del Milan, e si abbassa Dybala. Sì, per il momento ci stanno lasciando molta libertà. Si concentrano sugli ultimi metri probabilmente. Cioè ci fanno impostare, poi là di dietro vogliono un po' di compattezza. Ma non è un nuovo modulo, ragazzi. Cioè, abbiamo giocato con questo modulo tantissime partite quest'anno. Solo Dybala. Sì, bellissima azione. Gol di Dybala, bravissimo Kulusevski e grandissimo tiro di Dybala. Veramente un grande 1-2. Basta poco. Basta poco, grande culo, un bellissimo Kulusevski, un bellissimo Kulusevski, bellissimo appoggio di Kulusevski e gran tiro di Dybala. Basta niente, poi è vero che la Salernitana non è la squadra più forte del Reame, però basta veramente poco, basta poco. 1-2, chiama l'1-2, palla di ritorno deliziosa di Kulusevski ed eccoci qua. Ah, attenzione c'è Szczęsny, subito in area, Szczęsny si salva. Giorgio Chiellini dopo Cuadrado che tira in porta su punizione. Il 2-0 è firmato Giorgio Chiellini. E trovare il 2-0. L'avevamo detto. E trovare il 2-0. Ed eccolo qua. Giorgione Chiellini. Giorgione Chiellini. Che bacia il cielo. Giorgio Chiellini di destro. Di destro Giorgio Chiellini. Di destro. Il tredicesimo classificato al pallone d'oro. Di destro. Di destro. Va? No, il VAR. No, il VAR. No, il VAR. Fuori gioco Ken, ragazzi, eh. Mi sa che in fuori gioco Ken. Con la testa. Mi sa che è fuori gioco davvero. Fuori gioco davvero. Incredibile. Oh, a Chiellini i gol li annullano sempre. Sempre. No, no, l'anno scorso con Pirlo ho fatto 0 gol e quest'anno ho fatto 0 gol. L'ultimo gol di Bernardeschi è il gol scudetto. Ragazzi, l'ultima volta che la Juventus ha vinto uno scudetto l'ha vinto con un gol di Bernardeschi e da allora non segna. Mamma mia. Era contro la Samp il 26 luglio. Eccoci. Ci siamo giocati un jolly di merda qua. Perché? Perché abbiamo scalato male? Perché Cuadrado è andato a chiudere, De Ligt non c'era. Ma stringere Cuadrado invece che De Ligt, che sta marcando lo stesso di Chiellini. E ci giochiamo il jolly. Minchia, ragazzi, se stiamo facendo male i passaggi nel secondo tempo. Mo' guarda qui, ma guarda qui, quanti passaggi che stiamo sbagliando. Ci tremano le gambe? Ha inserito due che lui considera titolari perché in questo momento ha visto la Juve che balla e probabilmente vuole un po' di sicurezza in più e quei due giocatori a lui danno più sicurezza in questo momento. Però anche qua abbiamo fatto un rischio. Eccolo qui il gol di Alvarito che ci voleva e quanto cazzo ci voleva il gol di Alvaro. Perché bisogna fare gol in queste partite qua. Che se non li fai in queste partite qua, quando li fai?
era 2 mesi e mezzo che non segnava, ci voleva in Serie A, ovviamente ci voleva sull'assist di Bernardeschi, era ora. 2-0, quanto cazzo ci voleva sto gol. Vabbè, quella di stasera era una Juve anche abbastanza giovane, per quanto mi riguarda, perché Kulusevski è un 2000, Ken è un 2000, Pellegrini e De Ligt sono dei 99, quella di stasera è una, Bentancur un 97, Locatelli un 98. Sì, cacchio, però che gol che abbiamo sbagliato Paolo qua. Bel gol sbagliato questo, è Paolo, bel gol sbagliato, eccolo qua. Chissà se riusciamo a farla esordire. Buttala fuori, Quadrado, buttate fuori sta palla, fategli fare l'esordio, buttala fuori, buttala fuori, buttate fuori, dai, buttate fuori la palla, buttala fuori, buttala fuori. Rigore, fatelo battere a Sulé, fatelo battere a Sulé, vi prego. Batterà Dybala al 100%. Ah, però esce Dybala probabilmente. Esce Dybala. Attenzione. Però non lo batterà mai Sulé. Non lo batterà mai Sulé. E infatti esce Kulusevski. Esce Kulusevski. Un applauso a Sulé che esordisce in Serie A gli ultimi 6 secondi per vedere Dybala che batte il rigore. È utile farlo anche per le statistiche questo. Dai Paolo, ma dai, ma dai, ma dai. Oh, sembrava John Terry nella finale con il Manchester United. E la vinciamo. Però, però, potevamo fare il 3-0.